Nesquik freddo di frigo, tu prendi il latte Nesquik freddo di frigo e gli aggiungi la vodka liscia. Però non prendere la vodka del Bangla, che è una merda, è fatta con le rape. Ma con la Belvedere è buona anche la merda, bro. No, vabbè, a Belvedere super la paghi. No, ma prendi una vodka decente da 40 euro, 30 che euro. Che cazzo state parlando, scusate? Felice regresso! No, questo stava sostenendo che si possono fare dei Black Russian con latte Nesquik e vodka. Sì, allora tu prendi il latte dal frigo, è no? Black, giustamente. Latte Nesquik, raga, Black Russian è una roba da stronzi. Allora, però il latte che poi sa di latte Nesquik alcolico. Quello che ti fai tu è una roba da stronzi. E allora lo proverai e mi dirai minchia Barlo. Infatti in chat dicono già che merda Barlo. No, siete merda. Delle merde, io mi dissocio, voi non sapete niente dell'alcolismo da parchetto. Oh, ma a proposito, Su questo posso dissociarmi. Io avevo l'ora libera di religione a scuola, che ci facevano uscire dalla scuola. Io facevo l'alberghiero. Uscivo da scuola, andavo al Lidl di fianco, prendevamo queste bottiglie di caffè Borghetti enormi, ma avevo 14 anni, bro. Una bottiglia di Borghetti in tre a 14 anni, entravo gonfi ciechi a fare il laboratorio di cucina con dei ciapponi così. C'è gente che si è appoggiata sulle piastre accese, fa successo di tutto. Beh, ma guarda che, ascoltami. Ma sei tu di alcolismo da parchetto. Senti, allora io faccio, oltre al Black Russian, quello homemade, io faccio anche il Sidro homemade. Con le calze usate. No, allora tu prendi, sai quando vai ai discount e vedi il vino frizzante, il maschio, scritto maschio, bianco frizzante, tipo lo Chardonnay. Ma così perché è maschio, se la femmina, cioè... È il culo della bottiglia. Allora, tu prendi lo Chardonnay da 2 euro e lo mischi al succo alla mela verde da 1 euro e hai esattamente 2 litri di sidro homemade. Voglio vomitare per terra. Ma perché occhi. Voi... Allora, raga, io tre cose so nella vita. Bere con pochi soldi e fare bella figura con le tipe. Col Black Russian. E fare gli elenchi. Senti, babbi di mica, Nerone, buongiorno. Vado a prendere un Black Russian. Dove è andato? Ciao. Felice regresso a voi. Wow. Ma Fata, mi metti il link qui anche a me, che così mi leggo i commenti che arrivano. Certamente, te lo metto subito. Scusa un attimo. Allora... www.twitch.tv/arcadeboys, basta che clicchi sopra e vedi subito. Comunque sei entrato dicendo mi hai dato un link senza possibilità di click. Come? No, vabbè, tu hai dei problemi al computer. Hai finito di fare le rime, Nerone? Minchia, sono nel 2021 ancora che ste rime stai. Il link e click. Hai ragione, colpa mia. Vedi? Prima, ragazzi, è entrato, non gli funzionava l'audio, non gli funzionava il video, non sapeva dove cliccare. Cioè, è stato più semplice spiegarglielo allora, a cicoria. Fido anche la ricetta dell'Irish Coffee Homemade. Quindi, caffè solubile, ragazzi. Senti, ho dire minchiate. Vorrei sentire un attimo Nerone, perché prima ha nominato il Danti. E io volevo il già Danti. Subito entrare nella situazione. Cazzo, Danti all'interno del disco del Max Tape. Certo. Come mai questa scelta? Disculpate. Ma in realtà, guarda, ho avuto la più o meno. Allora, nel senso, quando sei pischello fai i dischi con i tuoi amici e speri un giorno di metterci quelli un pochino più forti, no? I tuoi idoli. Quando diventi grande, più o meno ti guadagni determinate libertà, puoi mettere anche un pochino più chi vuoi rispetto ai tuoi amici e basta. E poi, grazie a Dio, i miei amici sono diventati fortissimi, quindi ho un sacco di miei amici e un sacco di personaggi che ho potuto togliermi lo sfizio finalmente, no? Comunque io, cazzo, i Two Fingers me li pompavo di brutto, così come Axe, cioè è tutta roba, Torme, è tutta roba che per stacchi generazionali non siamo mai riusciti neanche a farci serata assieme io e queste persone. Che se ti facevi serata a tempi dell'Area Cronica erano belle serate. Sì, insomma. Però avevo quei 9 anni. Giustamente. Ero alto come i Cilum che si fumava. No, va che andavamo alle medie, non eri così piccolo. Quanti anni avevi alle medie, Barlo? 14. No, quelle sono le superiori, dai, cazzo dici? No, a me mi ha ripetuto. Io ripetevo. A me mi ha ripetevolo. A me mi ha ripetuto le medie, me le hanno ripetute più volte finché non le ho imparate, vedi. Oh, J-Ax ha spaccato però, cazzo. Sì. Sì, ma poi la roba incredibile è che lui ha fatto un'altra strofa, cioè lui mi aveva mandato una strofa che già era buona e poi mi ha mandata un'altra, cioè l'ha rifatta, ma di suo? Completamente diversa. Sì. E io no, ma lui è...
sono andato in studio a chiuderla. Comunque, nel senso, nessuno gli aveva detto niente, rifalla o roba, cioè proprio scrupolo suo. No, ma era una domanda che ti volevo fare, perché leggendo i featuring pensavo, cazzo, ma se un artista come Nerone, che comunque sì è affermato, ma comunque invita degli artisti a livello di DJ Ax, comunque che nel mainstream è molto più in alto, comunque è già anche soltanto di veduta, stanno là sopra, come si può comportare nel momento in cui gli arrivano delle strofe che non gli piacciono? Non lo so, fortunatamente mi sono sempre arrivate tutte super. Ma tu gliele diresti di cambiare una strofa a qualcuno del tuo disco? Che sì. La manda? Sì, senza problemi? Sì. Gli direi, bro, ma sei sicuro che la vuoi tenere così? Vedi che qua magari c'è la nota stonata, qua è fuori. Comunque, un conto è gusto personale, che a me può non piacere, come no. Un conto è se la strofa è fuori tempo, se c'è la battuta in più. Certo. Credo lì, che... qua c'è da rivedere della roba distruttiva. Sì, ma non credo che chiedi il featuring o fai featuring con gente che non sa andare a tempo, no, alla tua età. No, però per dirti, no, per dirti, può succedere. No, ma infatti ti dico, non è che mi è mai capitato, infatti, bro, di dire a qualcuno rifai una strofa. Cioè, no, ok. No, no, era una mia curiosità, perché dicevo, cazzo, ok lavorare magari con gente, amici, cose del genere, cui glielo puoi dire tranquillamente, o rifarmi sta strofa. Penso che anche se te la manda Jake la strofa nel disco, che magari non ti piace qualcosa, glielo dici, oh Jake, me la rifai una strofa. No, non glielo dici a non Jake. Glielo dici, Dubito che Jake faccia una strofa nei miei dischi. Sì, grazie alla minchia, lo so. No, ma poi ci rompiamo proprio il cazzo sul mandarci a casa l'uno con l'altro cioè su WhatsApp, quindi perfetto, non, lui proprio, sono certo. E Zucchero non c'è dentro. Io comunque me la metto anche in un'ottica da cantante anch'io. Uh-huh. Io preferirei che tu mi dicessi c'è qualcosa che non mi convince in questa strofa, che mica, che bomba, cioè non fa bene a nessuno, al nostro rapporto, alla canzone stessa. Figo. Non serve a niente. No, certo. Nel disco ho trovato una cosa. Oh, scusami, perdonami. No, perché adesso mi tolgo tutte le cose del disco. No, una rima che mi piace tantissimo, che è quella preferisco fare il rap che le marchette. Che è un po' figlia della nuova generazione. Rispetto alle marchette pare più divertente. Esatto, ecco. Sì, perché sai, le marchette poi devi far vedere il logo, devi mettere il cappellino. Insomma, rappare è più divertente, però comunque dico, c'è gente che Allora, ma chiaro, no, assolutamente. No, a te viene meglio la marchetta del rap, a me è il contrario. Bravo. Oh, che dissing, già così. No, no, però allora devo dissare Nerone domani. Proprio domani mi sveglio e disso Nerone. Era proprio per attaccarmi a questa cosa qua. Nel senso, solo quelli bravi, bro. Uno vuole fare le cose serie. Allora, fammi partire il beat. Sfido Nerone in freestyle. Ma poi delle tazze di ferro. Che cos'è, una rivolta carceraria? Da cosa sta vedendo? Devo le tazze di ferro come ci schifo quando stava nel braccio. Ma cos'è? Io ti prendo a calci, ma ti arriva il polpaccio. Dai. Barlo, possiamo non fare le battle di freestyle come nei 90, per favore? Grazie. Che anche Nerone si è cacato la minchia. Già voleva scendersi la faccia. Guarda che c'ho il flow quello degli anni 90 Italia, che non è quello degli anni 90 America, è quello pesante. In freestyle possiamo scommetterci tutto, ti levo anche i poster dalla camera, il logo dal cappello. Il logo della Tiro Giro? Ah, no! Non l'hai visto. Che facci rubare. Bravo! Ti levo anche il cappello, il ferro dal bicchiere, il Black Russian, tutto ti levo. Senti, e questo è il bicchiere da campeggio. Siete delle merde. Max, il tuo disco è uno dei dischi... personalmente da vecchio boomer che hai fatto, perché sei cosciente di aver fatto un disco da boomer, vero? Sei cosciente? Che vaffanculo, sono d'accordissimo. E secondo me è uno di quei dischi che possono rimanere per quanto riguarda la qualità e per quanto riguarda anche le produzioni, che non suonano troppo vecchie ma non suonano neanche nuove. Poi ci hai messo i cazzo di scratch, Nerone, ci hai messo gli scratch. Ero lì in studio, abbiamo fatto il pezzo con 2P in giornata, nel senso che il beat, le strofe, il ritornello, tutto subito. Sai che me ne aspettavo di più io? Due scratch li potresti mettere qui, cazzo, hai fatto tutto, fai 31, e ha fatto anche gli scratch. Perfetto. Io mi aspettavo più scratch durante tutto il disco in realtà. Sì, anche due passi di breakdance, no? No, non... no, ma... No. Entro deciso in Turtle subito. Bravo. Poi vai su windmill. No, anzi, in 90, poi windmill.
fai qualche bravissimo passettino e ma vai. No, ma perché sì, scusami, io come dice Inoki, se non esatto metti gli scratch sei un coglione, tu li hai messi in un pezzo con 2p, perché negli altri pezzi no? Perché non suonano più, non ti sono mai piaciuti più di tanto? No, perché allora rischia di sembrare una paraculata di uno che non sa fare i ritornelli. Cioè, quante volte hai visto il rapper underground che si fa il disco col DJ perché non c'ha voglia di cantarsi i ritornelli? Posso rifarli male, va bene. Sì, piuttosto che farli male va bene, però impara a farli, hai fatto 18 dischi, certo. Ma infatti una delle cose che ci è piaciuta di più del disco è il tuo cantato con la voce Struggle. In realtà no, potresti essere veramente la peglia con le pinze, no, la peglia con le pinze, la svolta R&B italiana, però con lo Struggle giusto, cioè la black music italiana. No, guarda, che lo so che ti piace rappare. È un Marco Masini sofferto il mio, bro. Io Marco Masini che scivola sul Max Bezzali. Esatto. Perché c'è quella linea pop che chiude, però in realtà non è così fastidiosa, anzi, non è male per nulla. No. Poi io non so come tu ti sia sentito in studio. Ma per una persona che io adesso, vabbè, già dall'altro disco hai messo qualche linea melodica, giusto? Se non ricordo male. Sì, ma è 2P, ma mi ha cambiato la vita, bro. Cioè, io ho fatto Gemini con 2P e da lì in poi è cambiato qualcosa in me, anche comunque la costruzione del pezzo. Ora partiamo molto più spesso dal ritornello che dalle strofe. Sì, comunque, ma perché ti trovi meglio poi a legare la strofa, ad attaccare? Perché sai subito di cosa scrivere. Invece se tu parti dalla strofa c'è il flusso di coscienza e poi adatti il ritornello in base a quello che hai detto. Oppure ti viene in mente un bel ritornello e ti accorgi che la strofa non c'entra un cazzo. Ok. Quindi se tu parti dal ritornello, sicuramente se fai un disco col concept devi partire dai ritornelli, perché ti dà una mano. Ma in un'ottica più hardcore, partire dai ritornelli non è un po' paraculo? Non è pop, non è commerciale. No, anzi, se devo proprio rompervi il cazzo, è la cosa più hip hop del mondo, perché parti dal messaggio. Ah, perché e il messaggio lo metti nel ritornello, che è esatto, quello che resta. Il ritornello è parti dal messaggio, perché il ritornello, essendo ripetuto più volte nella canzone, deve spingere quel messaggio, perché è il messaggio che si ripete più volte. Cioè, se la cosa bella, tipo, che cazzo ne so, accendino è il messaggio, nel ritornello dici 1000 volte accendino, nella strofa devi dire 100.000 volte accendino senza dire la parola accendino. Okay, perché è quello che ti fa figo, perché parli del messaggio senza citare il messaggio, che poi palesi nel ritornello a prova di stupido. In chat ma questa dicono, lezione di... queste tra virgolette no, lezioni di scrittura, questo è il tuo metodo o è un metodo che ti hanno insegnato negli anni, hai imparato negli anni, hai affinato, hai rubato, hai letto da qualche parte? Purtroppo la scrittura non te la insegna nessuno, cioè non riesci a imparare a scrivere da qualcun altro, anche se io facessi dei workshop, ragionerei per schemi e ti spiegherei come io imposto le strofe, poi ognuno personalizza il suo metodo crescendo semplicemente. Non puoi imparare da qualcuno, perché quelli che scrivono, sono a testa bassa e scrivono, a meno che stai lì e guardi e dici cosa c'è nel tuo cervello, che passaggio hai fatto, però anche lì la creatività è a sé stante, bro, ognuno parte come vuole. Solo che adesso hai una struttura, insomma, dal ritornello, perché dici adesso parto dal cuore e sviluppo tutto intorno. Se vuoi fare una canzone ti conviene partire dal ritornello, se vuoi fare un pezzo rap puoi partire dal pezzo di parte. Ok. Senti, il pezzo con... In quanto l'hai chiuso il disco? Scusa. Guarda, Bataclan è uscita a luglio, quindi ti dico 6 mesi. Sì, 6 mesi più o meno. Ma in realtà il disco sono 18 pezzi, ma abbiamo una 35-40 via. Hai lavorato tanto, cioè, in lockdown? Ho fatto solo quello. Conta che noi possiamo uscire, no, in qualità di partita IVATI, tu puoi uscire per esigenza lavorativa. Sì. Quindi l'unica mia esigenza lavorativa è andare in studio, quindi che sia lo studio di mio o di Danti o del featuring o dell'amico, esco di casa e vado in studio, non è che ho fatto troppo. Certo. Però ho visto un po' di gente, comunque ho fatto la musica con i miei amici vicini, capito? Quindi almeno mi sono salvato. Vabbè, il disco è uscito molto bene e secondo me è figlio anche di una pandemia che vuole un suono un pochettino meno scanzonato ma più serioso. La trovi anche tu questa cosa oppure... Però ti dico, ci sono stati tanti momenti di paranoia comunque in queste cazzo di pandemia, un po' per tutti, no? Sì. Comunque io ho avuto dei cazzi di salute all'inizio della prima quarantena.
dove io praticamente nel 2019 non sentivo più dall'orecchio destro. All'inizio 2020 sono andato dallo Torino, il tipo mi ha guardato in fondo, ha detto robe tipo cellule tumorali, però dobbiamo andare più a fondo. C'è stato il lockdown e gli ospedali erano chiusi, io faccio 4 mesi senza uscire di casa perché il primo lockdown manco le esigenze lavorative. C'è un tumore alle orecchie, ti hai ripreso male. Ho un tumore in testa, se non posso uscire di casa la mia vita è finita, sono fottuto. Cioè, io i primi 4 mesi così, poi hanno riaperto gli ospedali, fai la risonanza, cortisone, sono guarito. Okay? Mamma mia. Erano tite, tite di merda. Quanto tempo sei rimasto con questo problema? Paura. 3 mesi e mezzo, capito? Quando ti hanno detto no sei vivo, boh, sei rinato, capito? Io ho fatto quei 100 giorni che stavo come i pazzi, e fare quel tipo di, cioè se io facevo il disco in base a come mi sentivo uccidevo me e la mia musica, perché avrei fatto un disco tristissimo, poi magari capolavoro sì, ma dell'ansia e dell'angoscia. Fare questo tipo di disco qua, io ho salvato il disco e il disco ha salvato me. Cioè, mi sono passato questa quarantena, pandemia, come cazzo la volete chiamare? Tra l'altro, lavorando con la testa, ti sei messo sotto e hai lavorato, certo. Ma ancora adesso ho 100.000 cose da fare, ho un altro anno di robe di cose da fare che non... Ma sta roba qua non l'hai palesata nel disco, nella scrittura, questa roba qua della para che avevi. Se togliamo SOS nel mare, che è più una preghiera, un grido d'aiuto che si perde nei flutti dei marosi del freddo inverno. Cazzo sei diventato? Che cazzo vuoi, sono un poeta. Però questa cosa non c'è scritto un pezzo. C'erano delle barre, però non mi ricordo dove, forse in qualche pezzo prima. Forse io vivo, in vivo c'era qualcosa che poteva... Non mi ricordo, c'è qualcosa che... Tra l'altro hai fatto l'intro e l'outro del disco super conscious, tranne Oh Yes che l'hai messa per ultima, il freestyle, che va bene. Bonus, sì, bravo, sì. Però l'intro e l'outro sono molto seri, l'alfa e l'omega, e poi in mezzo c'è il disco, perché e poi è un disco con i suoi pezzi party, pezzi hardcore, pezzi fighi, niente pezzi figa, ti ringrazio tantissimo, no, c'è di questo. Party Boy. Sì, ma lì è Party Boy dei piccioni neri che ti piace, che non è un pezzo figa, è un pezzo, cioè, del savoir vivre, come dicono in Francia, no? Max. Ma anche la roba con Boro Boro non è per la figa, è più per la gente. Infatti, non è per la figa. Perché a me, bro, ora mi rivelo, faccio outing. A me il reggaeton, quando ero ragazzino, mi piaceva pure. Perché? Non devi frequentare più Jake. I cantanti reggaeton erano dei gangsta. Cioè, quelli veri sì. Don Omar, Wisin Yandel, Arcangel, lo stesso Daddy Yankee. Minchia, quelli rappavano solo di ti sparo alla mia famiglia, siamo dei pazzi, cioè, voglio fare i soldi, bevo questo, fumo quello. Minchia, io ero impazzito, dicevo, ma guarda te, anche loro fanno queste robe qua, però col suono latino, ok? È il loro suono. E adesso sono diventati un po' tutti strani, no? Sì, sono un po' tutti ultrasessuali, pettinati strani, colorati strani, che rappano di cose che non si capisce, poco credibili. Minchia, è cambiato tutto. Quindi è un po' come l'hip hop. Dai, non noti un parallelismo col rap di adesso, con un certo tipo di rap di adesso? Cioè, tu sei il primo nel disco a dire, però, che c'è un ambiente pieno di fake. Però fermo, secondo io me non dico di adesso, che adesso rispetto a prima c'è molta più gente, e quindi anche solo per grandi numeri, probabilità, gente che spacca ce n'è tantissimo. Ok, ti sei fatto il corner, però sei uno che nei dischi lo dice, che comunque è un ambiente pieno di fake, c'è sempre questa critica a un'attitudine del lo fai per moda, non te ne frega un cazzo, non sai niente di rap, manco te ne fotte. I fake di questo ambiente c'hanno tutti più di 45 anni, probabilmente non hanno neanche mai rappato. Ed è tutta gente che ti dice ti chiamo io da 10 anni e i telefoni non squillano, ed è gente che ti deve dare i soldi da 3 anni e non li hai mai visti. Cioè, bro, hey, nice. I fake, guarda, scherzo, Nice, ti voglio bene. Troppo piccolo per poterci lavorare con Nice, non lo conosco, non ti posso dire niente, sono troppo giovane, non ho mai avuto modo di. Però ti dico, è questo, il mondo è pieno di fake. Il rapper in realtà, per quanto può essere stronzo, comunque è rude,
Viene sempre incaprettato da qualche scemo con la cravatta che parla una lingua che noi non capiamo. Sono quelli veramente che sono dentro il gioco del rap e inculano i rapper. Che il rapper, sai, al massimo cosa fa? Ti fotte il beat, ti fotte la canzone. Ma questo gioco, lì, no? Questo gioco di rap qua, pazzo, che c'è, è ovunque in tutti i settori. Se tu hai conosciuto gente che lavora nella moda, così dappertutto sono tutti degli stronzi, tutti pronti a coltellarsi per vendere più di te, tutti pronti a ciucciarti il lavoro, però fanno tutti schifo dappertutto, perché è un mondo dove sembra che la torta sia più piccola, perché siamo tutta gente ansiosa che dobbiamo arrivare per forza, perché non è più bello condividere niente. Cioè è pieno di queste situazioni qua, ma non solo nella musica, bro, in qualunque ambiente lavorativo si scanna. Ma secondo artistico, ma secondo te soldi ci sono, peggio è. Ma secondo te è il figlio di un'Italia o figlio di un dio denaro? Nel senso, questa cosa la ritrovi tantissimo in Italia? Figlio del sistema. Non è una mentalità un po' milanese come idea? Ansiotica. La mentalità milanese è quella che comanda, parliamo a sto giro di musica, tra virgolette, l'Italia. Tu sei un ragazzo pugliese, sardo, siciliano che spacchi, hai il tuo big shot, vieni a vivere a Milano. A Milano ti va bene, funzioni, fra 5 anni non sei il ragazzo che è arrivato dalla Puglia, dalla Sicilia, dalla Sardegna. Sei uno che ha trovato il modo per fare i soldi e gliene hanno già inculati così tanti che se non si sveglia finisce che tutti i milioni che poteva fare se li è fatti qualcun altro al posto suo. Quindi diventi anche tu automaticamente con gli occhi su tutto. E magari neanche un altro rapper al posto tuo, ma uno della tua stessa etichetta. Ma sei cosciente che queste cose che stai dicendo? Ma anche tuo padre, cioè, quanti ci sono, quanti artisti calciatori hanno tutti la famiglia come procuratore? Cosa cazzo ne possono sapere i genitori tutte le volte dei business del figlio? Ma fatti i cazzi tuoi. Guarda, parlammo con Giuliano Saglia, che tu conosci bene. Mio padre è un procuratore da sempre, è un ragioniere, fa i calcoli, mi fido, parlo con lui, va bene. Certo. Però tipo, mio padre, per esempio, che persona che stimo come uno dei più grandi uomini del Novecento, mio padre. Grande figura, però, del Novecento. Però del mio lavoro non ci capisce un cazzo. È la persona a cui metterei in mano tutti i miei soldi, perché so che ha una testa incredibile. Sì, perché adesso ormai saranno 15 euro. Per una volta il bene mio, non per il bene suo. Però bisogna stare attenti, perché questo gioco flippa le persone e i vecchi di questa generazione scoppiano col cervello. Max, ma questa mentalità stanno quintuplicando. Ma questa mentalità ti è arrivata adesso, negli ultimi tempi, oppure è una cosa che hai costruito per quanto riguarda il tuo percorso, sul tuo percorso artistico, sulle tue esperienze? No, io questa è una roba che vedo, io ho la mia famiglia, nel senso, per esempio la contabilità dei cazzi miei la tira mia madre. No, però aspetta, non intendo il team di lavoro, intendo questa mentalità del comprendere, i vecchi fanno schifo, che c'è qualcosa di marcio, che se non apri gli occhi ti fottono e tutto il resto, perché se lo capisci a 16 anni sei un bambino, se lo capisci a 9 sei Greta Thunberg, se lo capisci a 30 anni sei una persona normale. Però a 30 anni forse non è già 30 tardi. Anni è tardi, te lo diciamo noi che ci hanno fottuto, come dici tu. Tanto bene, a me anche, e a 38 senza neanche, mi hanno fottuto e senza neanche sputare troppo sulla minchia prima di infilarci. Perché io ho fatto 6 anni a fare, però io ero sempre in giro, cioè io lavoravo in giro dell'Italia, me ne fregava poco un cazzo, e se non fosse perché rap in italiano, per quanto mi riguarda, per come si sta comportando l'Italia, poteva andare già a fanculo prima. Cioè la svolta finale, poi ti evolvi, parli di politica, è sbagliato, però sbaglia pure. E tutti i giovani, e fino a giovani intendo ormai 40 anni, perché comunque le opportunità fino ai 50 anni ci sono adesso, quindi fino a 40 anni non dicono o le cose cambiano o noi andiamo via tutti, poi rimanete voi e ve la gestite da soli. Sai, col cazzo in mano, bro. Senza gli schiavetti. Sai, Max, quanto ci mettiamo? Dobbiamo andare veramente via. Certo, ma sai quanto ci mettiamo? Ma non possiamo mandare via loro. Aspetta, ma perché devo andare via io? Andiamo via loro. Andiamo via tutti e stai via 5 anni. Basta, sono morti. No, allora, noi nel nostro piccolo creiamo dei movimenti finanziari, noi creiamo del lavoro anche ai ragazzi che ci aiutano a collaborare e creiamo un valore, un capitale.
se io questo capitale, che, lavorando con internet, mi andassi a fanculo a Palma di Mallorca o in qualche cazzo di paradiso fiscale, quanto mi cambia e quanto mi cambia la vita in meglio a non pagare il 30%, il 37% di tasse? Quanto mi cambia? Di più. Ma poi per, cioè, in cambio di cosa? 70%. In cambio di cosa? Di niente. Però stiamo facendo la salabarca, a me piace. No, però così poi diventa qualunquismo. Io dico solo che veramente il potere in mano ai giovani e basta. E io guardo lo stesso a Milano, è pieno di spazi enormi che il comune non riesce a gestire, e al posto di darli ai giovani organizzati, perché è pieno, perché è veramente pieno, fai giro per Milano. Ci sono organizzazioni e società già solo dove abbiamo lo studio noi al Tempio del Futuro Perduto, e gente che si sbatte da due anni. Perduto. È un nome incredibile. È bellissimo. C'è questo progetto che si chiama La Città dei Giovani, che parte oggi, sostanzialmente, cioè domani. Figo! E si parlerà per acquisire lo spazio, per gestire determinati spazi di Milano abbandonati. Autogestito? Autogestito, sì. Senza buttafuori? Senza buttafuori, i buttafuori sono alle serate. Sì, è il posto più bello del mondo. Comunque il cartello fuori, no droga, no sbirri. Hai vinto. Ma neanche, bro, è una roba fatta bene, perché comunque, bro, bello. Da giovani per giovani, e quel posto è aperto anche di giorno con qualsiasi cosa. C'è arte, c'è arti marziali, c'è... Per le famiglie anche, insomma, il giardinetto. Sì, c'è una roba che si chiama Muro della Gentilezza, bro. Ci sono tonnellate di vestiti che i senza tetto possono venire a prendersi quando vogliono, aperto sempre, capito? Cioè, dov'è sto posto? Spiegalo bene, per favore, che è importante. Di fronte al cimitero monumentale. Noi abbiamo lo studio dentro, sì, ci sono altri studi al piano di sopra dove collaboriamo con un sacco di persone, abbiamo studio noi, facciamo delle cose super, bro. E il comune si deve svegliare, prendere i più responsabili di questi giovani e dargli la gestione di questi posti, che piuttosto che lasciarli abbandonati, non dare un tentativo, è proprio dimostrazione di scarsa fiducia. E se tu non credi in noi, perché noi dobbiamo credere in te, che hai fatto 100 anni a fare mangia mangia senza fare niente? Ma non è che ora è veramente il momento che ci meritiamo una possibilità, visto che nessuno sa più fare niente. Non è figlio dell'Italia questa mentalità, c'è una roba che si rinnova ogni 10 anni. No, bro, la vera mentalità dell'Italia, quando era fatta bene, era faccio tutto per i miei figli. Sì, parliamo di 20 anni fa. Adesso è mangio tutto e gli altri si fottono. La gente si spaccava il culo per i propri figli, ed è il motivo per cui i tuoi nonni magari non si sono amati per 40 anni, ma non si sono mai lasciati. Per i cazzo di figli, bro. Bravo, bravo. Nessuno fa più un cazzo per i figli, noi siamo figli della gente prima. Volevo un attimo rispondere in chat, perché sennò poi mi dimentico. Ho detto che sono 35% di tasse, ma la pressione fiscale è al 70%, quindi è ovvio che il 35% dell'IVA, di tutto il resto, in realtà la pressione fiscale arriva al 70%, quindi in realtà paghiamo il 70% di quello che fatturiamo. Questo è per essere chiari, perché sennò mi cacate la minchia, scusate. Sì. Perdonatemi. Allora, Max, tutta sta politica, però io mi aspetto anche un piccolo EP politico. Però c'è non, dico di fare, non dico di fare i cazzo di Public Enemy, però... Non sono capace, perché sì che sei capace, ma se no diventi pedante. No, raga, nel disco c'è della politica, che, sì. che non si parla di politica del Quirinale o i cazzi, di si sociale. Parla di sociale, è pieno di sociale, quello sì. Però la richiesta che ho fatto io on demand. Io guardi, un giorno anche solo avvicinarti a questa roba, quando diventi un po' più grande e coscienzioso, mi piacerebbe. Però io sono un chiacchieratore di queste robe, perché innanzitutto ho la terza media, ho un background di canzoni che parlano solo di bamba, casini, disastri, macelli, quindi tirano in faccia quando vogliono, senza capire che io avevo un'età e facevo determinate cose, certo. Perché in Italia non ti capisce nessuno, quindi è inutile pure che io vada a fare il prestafaccia a una situazione del genere. Ci vorrebbe qualcuno con le palle che la pensi come me, moltiplicato 100.000, perché io penso un millesimo di queste figate, e che prende in mano la situazione. Beh, ma il sociale, guarda che hai detto tu prima, la forza siamo noi giovani e non dobbiamo affidarci a qualcun altro, se no si corre il rischio di dire ok, pensa tu per me perché io non sono capace. Non ancora è vero, non che puoi farlo, perché se in Italia ti sbatti per la liberalizzazione delle droghe leggere sei un fattone, se ti sbatti per i diritti anti-omofobia sei una checca, cioè tu non hai mai potere di pensare con la tua testa senza venire etichettato come quello che deve per forza rompere i coglioni.
Io, guarda, sono etichettato come complottista e me ne vanto, perché sono sicuro che delle mie idee, quindi non ho problemi di etichette o di etichetta. Ecco perché non hai la mascherina ora. Io la mascherina ne ho solo. Una collezione ben fornita, con anche una maschera antigas vera, ho fatto dei filtri io. A proposito di complottismo, nel disco, a parte citare Heroes Heroine, che salutiamo i ragazzi Heroes Heroine, citi anche gli Elohim, nello stesso pezzo. No, oltretutto. Axos. Mi sono confuso, ma non sei tu che hai citato Heroes Heroine? No. Allora, io voglio fare un tributo ad Axos. Quella è una sua quartina. Ho confuso le voci, sono uno stronzo io, perdonami. Allora, un tributo ad Axos, ti consiglio Axos. Credo che lo conosca, Biglino, dai. Il fumetto di Mauro Biglino, Elohim, Axos, se ti capita leggilo, perché su questo andiamo d'accordo. Oltretutto il fatto, c'è una traccia, Nerone, dove abbiamo praticamente litigato con tutti i tuoi amici, la cosa più bella del mondo, che però hanno spaccato tutti e quindi non gli potevi dire un cazzo. È una Tides, certo. Sì, però oltretutto la produzione è quella del pezzo con Jamie Tides. L'ha fatto lui? Jamie Tides l'ha fatto lui? L'ha fatta Biggie. L'ha fatta Biggie, ok. C'era la tag, forse mi è passata la tag iniziale. L'unico beat di Biggie del disco. E infatti questa è una cosa che volevo chiederti: perché questa scelta? Ma in realtà abbiamo altre mille robe che non sono uscite in questo disco. Non c'era posto per mettere tutto con Biggie. Ma lo spoiler pure, guarda, c'era un pezzo con gli Slings, uno con Enzi e Juarez, per dire, cioè abbiamo la roba, per, sì, però è lì. Roba. Ma uscirà con una repack? Uscirà con una repack? Mi piacerebbe, okay. Ti dico la verità, mi piacerebbe. Solo che sai, la repack la fai quando manca un... per arrivare al disco d'oro, io al disco d'oro manca più che tutta la cagata. Ecco, questa cosa volevo chiedertela, ma tu prima hai detto, scusa se ti interrompo, però poi io ho il cervello che ho e mi dimentico. Disco d'oro mi manca, eppure secondo noi questo è uno dei dischi migliori di quest'anno. Grazie Fra. Uno Grazie. Dei, uno cioè, dei che sta nella top 10 dei dischi uno... migliori usciti quest'anno, certo. Ma nella top 10, ma tranquillamente, proprio senza dubbio. Davvero. Ma no, ma perché fondamentalmente... Ma guarda, l'importante è che mi dura fino all'anno prossimo, che la gente lo ascolta, che non si stanca, che... Sai cos'è? Che le canzoni sono come i film. Se li riascolti 6 mesi dopo, capisci altre cose. Esatto. Beh, è come Gemini. Gemini, per quello che ne posso capire io di musica, è un disco che ti riascolti. Perché non è che è un disco stagionale che parla di quel mese. Cioè, è un guarda, disco a me che... spiace per Come un Boss, che era uno dei pezzi che... i miei pezzi preferiti... della mia vita, solo che era vicino a mezza sigla, quindi sarebbe preso il culo. Si è preso un po'. Senti una roba, volevo chiederti: tu hai detto per come mi raggancio su questa cosa del disco d'oro, mica disco d'oro. Tu, questo disco è sotto major? No, è distribuito da Believe, ma abbiamo organizzato tutto noi. Quindi è praticamente indipendente, hai fatto solo la distribuzione. Sì. Sì, ok, sì. Io volevo dirti, prima hai detto per come si comporta l'Italia, io ringraziate che rappo in italiano, se no vaffanculo, perché non è né riconoscente né ha un pubblico che fondamentalmente sembra apprezzare veramente. Io il pubblico è l'unica cosa che mi tiene qui, il fatto che mi capiscano e io abbia qualcosa da dire, e soprattutto parlando comunque di quello che mi circonda, sono anche gli unici che mi capirebbero veramente, perché questa è una situazione un po' a sé stante, no? Quella dell'Italia da sempre, quindi se parli di quello che cazzo c'è che non va in te, la gente si riconosce più nel tuo paese normalmente. Certo. Non mi piace come mi tratta l'Italia, ma il mio a livello musicale, quindi a livello di discografico? No, a livello di Italia è stato? A livello d'Italia, non mi piace come hanno trattato mio nonno, mio padre, cioè bro, mio nonno hanno sbagliato a scrivergli il paese di nascita e non gli hanno riconosciuto 32 anni di contributi ed è morto al lavoro, bro. Cioè Sta cosa me la raccontavi l'anno scorso quando ci siamo visti. Raga, cioè, porca merda. Sono delle robe, che fanno impazzire la gente, ok? Quindi, siccome non è un posto per noi questo, perché non ti tutela, non ti preserva, non ti rasserena, quindi non vedo che cazzo ci dovrei stare a fare qui. Lo faccio solo per quelli come noi, raga, che sono nella stessa identica situazione. Però frate, sono diventato tuo fratello. Minchia, ma ste cose io le voglio sentire in un disco. Io non voglio che fare
il Lagnone, il politico, il Frankie High Energy piuttosto che il Giovanotti, quello oh, cancella il debito con dietro lo sponsor Coca-Cola. Però cazzo, sentiti Willy Peyote, che lui ha un bel cervello, bella testa, e dice ma sei capace anche tu, ma perché, quanta roba hai da dire su ste robe? No, ma non mi diverto, se devo fare una roba la devo fare perché mi diverto. E beh, tutto... allora su questo è un altro discorso, mi diverto però di più a parlarne così con te che davanti a un foglio o in studio. In studio mi diverto a fare ben fatto, che cazzo me, cioè bro, ero in pandemia, devo mettermi lì a fare il puzzone che non gli sba bene un cazzo. No, bro, potrebbe essere un'arma, un'arma a doppio taglio effettivamente. Senti, come invece un disco d'amore tutto strago il cantato stronzacchione, sono innamorato bro, quindi appunto poi, appunto prima o poi, come giusto che sia, mi spezzeranno il cuore. E sai da dove l'ho capito, parati, che è innamorato? In SOS, hai scritto: nessuno mi ha mai detto, mi ha mai spiegato che posso imparare ad amare, quindi implica che l'hai imparato da solo. Ma nessuno mi ha detto che posso imparare ad amare, perché comunque sono cresciuto in una situazione un po' stragola a casa dove non è che la gente si sente proprio bene. Certo. Quindi poi cresci con tutti quei traumi che hai nel cervello di... Comunque bro, senza una mamma da piccolo, con tutti i traumi che ho avuto, ti relazioni anche male con le donne. Certo, cioè, noi che siamo una generazione di primi, di figli, di separati e tutto quanto, quanti problemi con le donne avremo, e le ragazze viceversa. Senza la figura paterna, ti innamori del primo stronzo che passa perché si prende cura di te 5 minuti. È sempre così, raga. Poi quindi siccome poi soldi, grazie a Dio lo capisci, ti risparmi anche 100.000 euro di psicologo, ci puoi, e lo capisci se però stai lì e fai il quadro della situazione. No, lo capisci se giri il mondo e ti confronti con altre persone e capisci che è giusto, che siamo tutti nella stessa situazione, perché io ho detto questa cosa, avete fatto tutti e due così. Sì, perché siamo tutti e due, veniamo tutti e due da famiglie disfunzionali, io e Fada. Capito? Io forse un po' di non più. Siamo i primi, non siamo gli ultimi. Esatto. E sai quante volte ho fatto io così mentre qualcuno diceva la stessa cosa che ho detto io? Mi rendi conto che è un meccanismo logico dettato dai traumi che involontariamente ti succhi. Ma arrivarci vuol dire avere una sensibilità. Tu hai la sensibilità dell'artista, eh? Lasciati fare il complimento. Grazie. Non tutti si mettono lì e analizzano, perché si è fatto un discorso di analisi, di autoanalisi. Questo però mi diverto di più a dirti questo in una canzone che cosa cambierei nella politica, vabbè, certo un po' più sul personal, perché dici ho una coscienza sociale che però va strettamente sull'ascoltatore stesso. Non mi va di parlare di cose che non mi competono. Vabbè, ci sta, per carità, una scelta, soprattutto stai in una zona di tuo che non va a prendere qualcos'altro di cui io, quando parlo di cose che non so, minchia, c'ho 500 cristiani che mi rompono i coglioni, e io ho imparato a dire che quelli come noi fossero interpellati dalla politica quando loro parlano di cose che non sanno. Cioè il ministro dei beni culturali, una telefonata a Marrakesh, una telefonata a Malikayane, cioè una telefonata al direttore degli Uffizi, cioè tu devi operare ovunque, devi capire il concerto del primo maggio che cazzo è, che cos'è, perché, chi ci va, cioè sono robe che contattano i musicisti dalla politica se ti serve qualcosa sulla musica. Oh, mi collego a questa cosa. Ma anche gli stessi giornalisti dovrebbero contattarli e non solo fargli l'intervistina. Vai, Fada. Mi collego un secondo a questa cosa che stai dicendo. Per parlare dei concerti, appunto, situazione concerti. Sappiamo che far uscire un disco in questa situazione è veramente audace. Uno lo si fa per non rimanere nell'anonimato, per non cadere nell'anonimato. Ma state parlando e non vi sento? No, ok. No. Scusate. Vedevo Barlo che muoveva la bocca e non capivo. Uno lo fai... lo fai perché siete delle merde in una situazione che poi magari può essere dimenticato, oppure lo fai perché comunque hai bisogno di far sentire la musica, e tu sei in una realtà indipendente, quindi l'hai fatto uscire per i cazzi tuoi, e immagino che però tanti dei tuoi colleghi siano totalmente bloccati in questo. Questo è lo sbatti di essere dei big. Io non sono un big, me la sento sucata, perché io non avevo promesso un cazzo, non avevo niente su Ticketuà, deal con nessun tipo di case di concerti, le date che mi sono saltate, pensato di iniziare un tour per ora. Ok, quindi hai detto lo faccio e boh. Quindi io farlo o non farlo, comunque il tour non ce l'avevo.
Vabbè. Quindi cosa faccio? Sto a casa e mi martello il cazzo come le 50 lire? No, però adesso c'hai un disco che puoi portare tranquillamente nei live, perché non penso che tu farai uscire un altro disco prima dell'inizio dei concerti. Oh, sì. Vabbè, ma ha scartato 37 canzoni, anche solo un copia e incolla party lo fa per non l'estate. Non posso dire niente, non posso dirvi maledizione. Niente. Io cercavo di tirare su. Come non puoi dirmi quella roba che mi hai spoilerato a inizio live, vero? Esatto, puttana. Quella è una bella chicca, ragazzi. Siete collegati con Nerone, che quella è una bella chicca. Comunque, hai visto la reaction dove c'era anche Gualtiero? No, non c'era Gualtiero, era nella promo. Non era nella promo? C'è un personaggio che a me piace tanto fare, che è il milanese tutto pippato, fondamentalmente. E ti ha consigliato, che ha detto: Max, bello il CD, però stampa anche i vinili, che quando schiaccio non ci sta tutta la bamba del CD, che è piccolo, mi serve il vinile. Ma soprattutto il mio CD, cazzo, non ce l'ho qua. Neanche io ce l'ho, Max, sai? Scusate, non ce l'ho manco io. Ha fatto fantozzi, è diventato, scusate, il mio CD. L'ha somatizzata sta cosa. Quest'anno è impippabile, perché l'ho fatto come i mixtape, con la busta di plastica. No, che fastidio. Però hai la busta di plastica per il trasporto. No, chiaro. Cioè, la busta di plastica con un artwork incredibile di 1000 pagine. Benissimo. Davvero? Vedere che non era una poverata. Che figo, artwork. La serigrafata sul disco è Nerone Max Tape, scritto a pennarello da me, tipo fatto come se l'avessi fatto io. Marker. Però è stampato sopra, cioè ci siamo proprio sbattuti per fare il mixtape pacco, però pregio. Capito? Ok, quindi un finto pacco. Un pacco finto pacco, bravissimo. Ma nella versione extended ce lo metti una strofa di Cischi? Io e Cischi... Oh, fermi tutti, io a Cischi gli ho lasciato più di una strofa, tipo una strofa, un ritornello e una 8. Mm? E sono passati, credo, almeno 32 mesi, come il parmigiano. È un coglione. Se l'è fatto più un cazzo. Ed è stata la cosa più gangster del mondo. Lui la strofa se l'è fatta su un cartone della pizza. È venuto in studio col cartone della pizza. No, raga, cioè, il pezzo era enorme, raga. Giuro. Cioè, adesso lo pressiamo. Adesso lo pressiamo, giuro. Perché è un coglione. Perché poi viene a rompere le palle a noi. Di qua, di là, non mi amici. Non mi spinge. Ah, guarda qua, c'ho il testo. Cos'è strada, strada e Cischi, non i tuoi dischi. Consapevolezza grezza, vezza i rischi. È il veleno della terra col sangue che mischi. Gli attimi stessi nei tuoi occhi che non li ho mai visti. Prova a scrivere e descrivere, la strada impara. La strada insegna, la strada segna, la strada paga. Qui si gioca chi è più forte, non è una gara. L'umaca scappa a casa, la strada segue la bava. Oh mamma, mi muovono col drama. Io no aria, vedevo il sogno che si coronava. L'odio passa ancora caldo da ogni coronaria. A Milano fischia ancora le mie Yokohama. Da 0 a 100 me l'accendo, faccio prima quarta su una barra con Bisa la panca. C'è mia mamma che mi guarda e mi dice: figlio scanna. Mia mamma sa, mia mamma parla, tu parli e basta. Oh, e poi tra altre mille barre. Ma raga, c'era il pezzo con Cischi, è qui, colpa sua, è un babbo, colpa nostra che non sapevamo. Cischi confermato l'Umacones comunque. Intanto penso che tu stia vedendo anche la chat, giusto? Adesso guardo. Adesso guardo. Intanto, se state guardando la chat e qualcuno vuole chiedere qualcosa a Nerone, lo faccia, che così legge la chat e vi risponde in tempo reale prima di lasciarlo. Senti, che abbiamo rubato troppo tempo. Vai. Sì, perché poi lui ha da fare 10:30 altre tarantelle. Volevo chiederti, ma secondo te, visto che le conoscenze le hai, i featuring li hai sempre fatti con tutti, coi più big e coi meno big, vediamo che spingi anche dei ragazzi giovani, cosa che altre persone un po' meno, forse per obblighi, contratti, però un po' meno. Io in realtà spingo i ragazzi bravi, perché in realtà aiuto anche dei ragazzi più grandi di me, che però li ritengo molto forti. Okay. Quando Attila, Juarez. Sì. Beh, della cosa, tu hai scritto gli ultimi due dischi che hai scritto. Io ho visto, per la tipologia di pezzi, per come sono stati realizzati e per come è strutturata la scaletta, io ho visto dei dischi papabili per le major. Secondo te guardano anche il fatto che devi essere giovane, figo, carino, tutto sminchietto, o cioè conta anche l'apparel? Secondo me magari più 5-6 anni fa. Adesso serve un'identità. Cioè, paradossalmente, pesando 250 kg c'è un'identità, non mi devo mettere lo smalto. Vaffanculo. Perché? Sì, se no sei platinette. Perché vedi l'ombra e dici: quello è Nerone. Anzi, perché non vedi il muro, vedi solo l'ombra. Vedi l'eclisse. Però ho la mia identità, quindi non...
ovvio, non posso fare il modello io. Ma questo, cioè, lo dici tu. Il giorno che arrivo a 100 milioni di follower, ma devi fare comunità gay, ama i bear, la roba col potrebbe... brand, il brand Stuka, e me la deve fare su misura, probabilmente. Ma giusto. A meno che non è un brand americano, perché gli americani sono grossi come le sai cosa diceva sempre, fai come faccio io che sono dimagrito, vaffanculo. Allora, però poi perdo l'identità, vero, vero, devo mettermi lo smalto, però puoi la diventare rimane... modella. Allora, io arriverà 50 anni, anche una cosa potete anche dirmi questo, una cosa intelligente. La figlia di Vanna Marchi, Stefania Nobile, diceva sempre: allora, perché io devo pagare i miei jeans? Una cosa intelligente, e poi la figlia, la figlia di Vanna Marchi diceva, ascolta, una cosa intelligente. Diceva: se io mi compro i pantaloni, i jeans di marca della Levi's, li pago 80 euro perché è una persona. Perché una persona che pesa 4 volte me, che quindi ha 4 volte della stoffa, li deve pagare 80 euro. Deve pagarle 4 volte in più. La tassa sul grasso, diceva, quando voleva venderti le polverine per dimagrire. Tu hai mai provato delle polverine per dimagrire? Ma non hanno funzionato. Questo perché truffavano le persone. Possiamo dirlo? Ci mangiavo anche, assurdo. Ci mangiavo su. Allora, raga. Ah, allora, quindi, senti, vai, facciamo una chiusa, così lo lasciamo andare tranquillo. Facciamo la chiusa. Allora, minchia Nerone, però minchia, perché tu devi uscire? Non è vero che sei bravo. Dico, oh, una cosa, io ho una cosa cattiva da dire. Vai. Ti sei autoproclamato re di Milano. Ho avuto 500.000 commenti di gente che mi scassava a me il cazzo perché tu ti sei autoproclamato re di Milano. Io ho detto che a Milano c'è un king in più, e comunque possono dire quello che vogliono quando vogliono. Io sul palco dove voglio. Invitati. Comunque è una sfida, ci sta. Parlo, perdonami. No, quindi allora avremo un disco per l'estate perché ha scartato 58 robe. Non ci sono femmine nel tuo disco. Sei tu un misogeno? Sì. Ma come? C'hai snob? È stronzo. Hai snob, che lui tra l'altro è il solito. Ha fatto una roba incredibile, Mike. Figa. Ha fatto un pezzo incredibile. Vero. Io poi... dedicato ai nostri amici veri, sentita, cioè io quando ho fatto il provino di quella merda lì l'ho mandata al mio migliore amico e ho detto to coglione, questa l'ho scritta pensando a te che non ti sento mai, figlio di puttana. E tuttora non l'ho ancora incontrato, tre messaggi da quelli. Senti, ma però non è che sono misogino, figurati che... no, Shadia è troppo VIP, non ti caga più. Avevo una roba con Leslie per il suo, quindi uscirà una roba con Leslie prima o poi. Però su, ok. E altre ragazze che magari hai piacere a collaborare in Italia? Ce n'è? Una strofa per una ragazza che spacca, che si chiama Miss Fritti. Miss Fritti? Il nome non mi è nuovo. Ha fatto anche delle robe con Real Talk. Andate a vedervi con Miss Fritti, spacca. Sì. Ma ha fatto Real Colt, Real Talk. Real Colt con la pistola. Gangsta, che cazzo ne fai? Senti, io c'ho sonno, io alle 8:30 vado a dormire, raga. Voi mi tenete qua fino alle 10 e allora. Oh, ma Mido? Ti piace? Un botto. Un po' acerbo in alcune cose, però io da ignorante un po' l'ho trovato un po' così su alcune cose, ma il ragazzo scrive veramente bene, ha una quello bella penna. È veramente l'R&B che volevi dire tu. Io intanto lo perdo, Nerone. O si perde lui, sta pescando. Sì, cosa è successo? Quelle sono le serate in elettronica. Sì, ti sentiamo. Mido, ti stavo dicendo, lui è quella roba lì. Adesso poi la chiamano Trap Soul. Ma è l'R&B, raga. Basta che R&B non lo conosce nessuno in Italia. Devi dire Trap Soul, se no non capiscono. Devi pisciare su delle ragazze che ti risequestrate. Se vuoi. Cosa? Scusa? La roba di R. Kelly. Voi non sapete niente di R. Kelly. Io mi faccio i cazzi miei, però cazzo dici... all'epoca. Comunque, no, raga, R. Kelly è tipo in prigione. Vabbè, R. Kelly, il dinosauro di Vimercate che sequestrava le ragazze e le pisciava in cantina. Tipo sequestrava le ragazze, faceva robe di pipì. Un pazzo, raga. Ma da quando, scusami? Ma non avete mai sentito i rapper che dicono piscio su sti rapper come R. Kelly, piscio su questi? Boh, magari mi era passata la rima. Questa roba qua. Porca puttana. Andate a vedere, fatevi un servizio su questa roba.
qua che no. Ballo fa ridere la voglio una ballo reaction a tutta la vicenda Archelli. Beh, ma è una cosa geniale. Io ti giuro, io ho fatto il processo Pacciani, adesso voglio fare anche Archelli. No, vai a vederti, vai su YouTube. Allora c'è il canale Arcade Boys Archivio, no, dove ci sono tutte queste cose strane. Beh, okay? Però quello di Archelli me lo voglio vedere anch'io, perché cado dal pero. Uno, fate due. Un contenuto dove fate la reaction di Balu che scopre il caso Archelli, Alaia, tutte le cose che girano intorno alla morte di Alaia. Raga, sveglia. È tutto geniale, ragazzi. Ma no, io l'America, sai, è un terreno che... Fanculo. Vedo, certo. Vedo che c'è della ciccia in America, quindi penso sia interessante. Domani mattina a Caffè Acquarelle parliamo di Archelli. No, no, pezzo di merda, lo dobbiamo fare insieme. Ne parla Barlo, ci sto. Parlo Barlo. Oh, Max, grazie per essere stato con noi. Ti abbiamo disturbato anche abbastanza. Quando si libera, qua c'è posto. Facciamo una bella chiacchierata come l'ultima volta, tutti quanti insieme, in un ambiente un po' più tranquillo. E... vuoi spammarti cosa succede dopo? Così almeno ti vengono a seguire? Sono dai vostri amici. Lo so, ma non è un problema. Chi sono i nostri amici? Adesso a breve prenderò possesso del canale Telegram di S Magazine e risponderò con dei vocal a delle domande. Ah, ma non potevano intervistarti come tutti? Ma no, è figa questa cosa, è molto interessante. Io sono uno stronzo, bro. Ricordati sempre questo. Io sono uno stronzo. E vai lì che anche se non ti fa l'intervista. E poi rappo da paura è un altro discorso. Beh, capito, ti danno il contentino, però adesso prendo, mi vesto, vado in sede da loro e rispondo comunque dal telefono. E li pisci? No, sto scherzando. Senti, ma intanto che sei lì, dai una sistemata alle classifiche. Così tabutti. Visto che c'è lì il loro Telegram, dalla una sistemata alle classifiche. Ah. Alle classifiche di S Magazine. Sì. Ma quelle le decide il pubblico, raga, non mica decidono. Sì. Lo so. Anche le nostre. Anche le nostre, anche le nostre, dove mi hanno rotto il cazzo per Axos, diceva al pubblico. Porca puttana, è vero. Però no, vabbè, poverino, gli voglio dai. Bene. Non fate i faziosi, No, assolutamente. È un nostro diritto portarvi sul cazzo, ricordatevelo. Giusto, ma è giusto. Io sono contento perché deve esserci questa cosa, perché se non c'è questa cosa, se non c'è questa rivalità, io poi sono portato... C'è gente che non saremo sempre come Zenga e Varia. Ci saranno momenti dove ci si potrà volere bene, però anche tra giovani. Ma non adesso. Ma giusto! Sì, va raga, bene. Però Max, tu lo sai, sei stato uno dei primi con cui abbiamo scornato. Però purtroppo in Italia, c'era bisogno di qualcuno che dicesse anche in modo irrispettoso le cose che facevano schifo. Perché ce ne sono state di cose che facevano schifo. Non riuscirei a farmi credere che in Italia c'era... Sappilo, non me lo mi bisogno di me? È saltato no. L'audio. No, devi ridire perché è saltato l'audio. Non puoi farmi credere che in Italia c'era bisogno di te, in qualsiasi lingua tu me lo puoi. E invece sì, lo sai bene, inutile che ridi, è inutile che ridi, lo sai bene che c'era bisogno di un punto di rottura. Pallitones never dies, sai cosa facciamo noi tutti i giovedì e le domeniche? Facciamo un programma dove i ragazzi emergenti mandano i pezzi e davanti a tutti li ascoltiamo, e tanti di questi ragazzi stiamo cercando di farli uscire senza chiedergli un euro. Una di queste è TT, se hai modo di ascoltartela. Perché ti stai spammando TT? Perché è molto brava. Quella col gatto? Col gatto? No, quella che ha visto ogni tanto appare nei cazzi vostri con un gatto. Diciamo ah, sì, è lei. Guarda, se. No, però, se ti capita, ascoltala. Prima di salutarci, io lo so, Max, che tu lo sai che c'era bisogno di un punto di rottura. Magari non c'era non c'era bisogno di noi due, però c'era bisogno di un punto di rottura. E vaffanculo, lo facciamo bene perché siamo anche simpatici. E sei invitato come ospite all'X Faddon per fare il giudice. Sì, cosa? Il giudice X Faddon. Ed Fallitones never dies. Sì. Va bene, me la collo. Okay. No, dicevo, volevo dare la risposta di Max. C'era bisogno di un punto di rottura. Secondo me il vero punto di rottura deve ancora arrivare. Sei sicuro? Perché adesso sono tutti alla ricerca di un punto di rottura che non esiste. Cioè sono creatori di fasullo, tipo Mario Giordano, tutta quella gente lì. Quando avete Real vi stanno sul cazzo perché vi dicono guarda che lì hai fatto cagare. Non è vero, io sono una merda, non lo puoi dire, io sono figo. Hai fatto cagare, hai tutto il diritto di dirmelo e poi devi spiegarmi perché. Certo. Cioè, hai imparato a farlo, lo sai che abbiamo litigato prima.
Esatto. No, era un'altra cosa, era un'altra cosa prima, lo sai bene, hai visto anche dalla differenza tra la prima e l'ultima reaction. Ti dico, il punto di rottura arriverà quando riusciremo a trovare il modo per rompere qualcosa, perché ora sono tutti a rompere cose che non esistono. Esatto. E oltretutto stanno cambiando questa situazione che c'è intorno, perché secondo me non sanno in che direzione andare, ma me lo potrai confermare anche tu probabilmente. È un mondo di creatori di polveroni. Bisogna vedere poi se sotto quel polverone c'è veramente qualcosa, tutto lì. Bravo. Bella, mi piace molto. Max, grazie per essere stato con noi. Michele. Salutaci tutti i ragazzi della chat. Grazie ragazzi anche della chat in live che sono stati con noi, che hanno fatto le domande. Siamo 900 persone, è stato molto bella questa sera. Max, quando vuoi, sei invitato. E... grazie raga. Ciao Barlo. Ciao. Barlo, domani mattina non lavoriamo, eh? No? Se n'è andato! Ma se n'è andato! Vabbè, ci facevamo i cazzi nostri. Ho capito, ma quello se n'è andato. Come mai non lavoriamo? Scusa, non dovevamo fare quella cosa là? Sì, però devo andare alla riunione di condominio. Voglio io domani mattina. Io so la visita sportiva per l'agonismo. Perché ricomincio a fare grappling ed agonista. Greco-romano. No? E quindi niente, vogliamo parlare un po' con la chat? Che no, non me ne frega un cazzo. Vi siete abbonati in pochi. Se avete Amazon Prime, vi abbonate, perché noi siamo indipendenti, mica come S Magazine. Non me ne frega un cazzo. Ragazzi, grazie per aver seguito. Grazie, Barlo. Grazie, ragazzi, da chat. Ci vediamo domani mattina alle 10:30. Alle salute. 10:30. Grazie, questo è il rigurgitino. Hai detto una parola che non dovevi dire, è venuto il rigurgitino. Alle 10:30 domani mattina, sempre per la classica live della mattina, e la sera con Barlo alle 9:00. E parliamo di Arkelly. A questo punto, processo di Arkelly, come ci suggerisce il buon Nerone. Ciao, aglio, buonanotte, e ci sentiamo domani.